Racconto numero 3. Prima del tramonto. Racconti brevi dalla Tanzania di Caterina Di Biase, alla voce Anna Di Maggio. Ancora il sole non è calato e allora i due Moran Masai, di cui uno parla italiano, mi propongono di andare a vedere la loro fonte di acqua potabile nell'immediata foresta. Ci incamminiamo. Chiedo anche se è possibile vedere l'albero da cui ricavano una delle loro medicine. Contenti di questa richiesta, continuiamo la nostra passeggiata in quella che loro chiamano foresta. Arriviamo alla fonte, una sorgiva dal terreno, acqua fresca che scorre copiosa e si fa spazio tra le piante del sottobosco. Non posso berla, ma è invitante. Vicino alla fonte Papa, il Masai più anziano mi dice che l'albero da cui prendere la medicina è lì vicino. Chiedo il nome, mi risponde in Kimasai mentre si avvicina al tronco. Con pochi colpi di coltello decisi e precisi, ritaglia una bella fetta sotto la corteccia. Torniamo alla Boma, il loro villaggio. In mano ho questo piccolo trofeo a cui dedico due scatti. Al nostro rientro, la corteccia viene spezzata e messa a bollire in acqua. Da questa infusione si ricava una bevanda dal gusto amaro ed è ottimo come digestivo e non solo. Aiuta molto, soprattutto, come dico io agli altri, se si ha un leone che ruggisce in pancia. Tra le risate per questa mia battuta, dopo ore di viaggio e di caldo, aspetto di sorseggiare questo toccasana a fine pasto. Le donne intanto stanno preparando cena e il profumatissimo chai. Ashen Naleng Papa. Grazie tanto, Papa.